Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti dalla Galilea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa parve bene allora di scegliere alcuni di loro ed inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, i vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turparvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi e insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene». Nel nostro percorso nella visita delle comunità cristiane, la lettura della sesta domenica di Pasqua ci propone un'interessante parte del capitolo quindicesimo. È un peccato che il testo che la liturgia propone non ci presenti interamente il dibattito che avviene nel capitolo 15 degli Atti, che adesso cerchiamo di capire. Già ad Antiochia, siamo al capitolo 11 degli Atti, troviamo che la comunità cristiana è una comunità mista, cioè di ex ebrei ed ex pagani. Si vive e questo sembra non creare alcun problema. Però da una parte c'è chi dice che il Vangelo va predicato a prescindere da ogni riferimento alla legge giudaica, e dall'altra la domanda che sorge, che solleva qualche problema, è: ma accogliere la novità del Vangelo non vuol dire che alcune pratiche, proprio perché arriva la novità, vengono meno? E l'interrogativo più profondo è: queste leggi, che sono quelle poi della purità rituale, fino a che punto sono permanenti? La novità del Vangelo, e questo è un dato importante e di estrema attualità, la novità del Vangelo va oltre un certo ritualismo, oppure devo praticare, in questo caso la circoncisione, devo praticare una certa ritualità che mi aggreghi a un popolo e poi al Vangelo? E qui è in gioco molto, è in gioco la universalità del Vangelo ed è in gioco il limite che può avere una pratica legata alla legge. È chiaro che non risolvendo il dilemma, il rischio è che si frantumi l'unità della comunità. E che cosa avviene? Avviene che questo dibattito viene portato a Gerusalemme. Quello che abbiamo udito nella lettura del testo è un elemento che merita attenzione. Si dice che si attua un discernimento sulla questione che viene portata a Gerusalemme. Qual è il discernimento? Il discernimento intanto avviene, cosa a mio parere oggi più che mai attuale, avviene dopo un franco e lungo dibattito.
E cioè su questa questione non viene interpellato solo, per fare un esempio, i teologi del tempo, gli esperti del tempo, ma è un problema che, toccando la vita della comunità, deve interpellare tutta la comunità. Il testo dice, lo ripeto perché merita, dopo un franco e lungo dibattito, tutti sono coinvolti, tutti dovrebbero essere coinvolti, apostoli, anziani, l'assemblea. Però non è questa realtà che attua il discernimento, ma il discernimento proviene dallo Spirito, perché si dice che lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso. Il rischio in molti contesti invece che avvenga oggi che noi e lo Spirito Santo abbiamo deciso. C'è questo primato dello Spirito che è legato al coinvolgimento di tutti, ciascuno con il proprio ruolo, le proprie competenze e con le proprie osservazioni. E lo Spirito che è attribuito, che è l'attore di questo discernimento, non è una realtà che è campata per aria, che non si vede. Lo Spirito si è fatto presente dove? In un dialogo che è stato lungo, in un dialogo che è stato difficile. Allora, quel abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi è di una estrema attualità. Di fronte ai fatti nuovi, di fronte alle situazioni nuove, occorre che tutti e ciascuno siano coinvolti, ciascuno dia il proprio contributo perché lo Spirito possa parlare. Dibattito acceso e anche veemente a certi livelli. E poi la decisione, ma una decisione che non sia frutto di un franco e leale confronto c'è da lasciare perplessi. E direi che si possono fare 3-4 provocazioni su questo. La prima è: le comunità sono aperte ai fatti, è un fatto nuovo questo. Ad Antiochia le due comunità o le due provenienze vivono e praticano la vita normalmente, senza avere problemi. C'è un fatto nuovo che viene proposto a Gerusalemme e i fatti vengono accolti. Sui fatti si ragiona, sui fatti si fa una seria riflessione e vedendo che lo Spirito ha operato questa apertura ai pagani, si prende atto che occorre dai fatti arrivare a vedere che cosa in questa novità dei fatti ha a che fare con lo Spirito. È vero che occorre salvare la libertà del Vangelo, ma mai a discapito di quella che è la unità della comunità, il che non vuol dire essere tutti unitariamente collocati in un certo modo. L'unità è l'unità che proviene dallo Spirito e dunque è una unità sinfonica. Se noi confondiamo unità con uniformità, la vita della comunità davvero è messa in discussione. E allora occorre in questo dibattito capire da questo dibattito che lo Spirito è là dove c'è un franco confrontarsi, un franco discutere, una lealtà nel proporre le proprie soluzioni. Poi qualcuno dovrà prendere la decisione, ma non scavalcando mai la comunità. E allora mi viene da pormi una domanda: che ne abbiamo fatto noi oggi della lettura della realtà? Non è che continuiamo a muoverci secondo certi schemi che vogliono interpretare tutto e non spiegare nulla. Il rischio a volte è di salvare in certe riflessioni ciò che è superfluo e proprio perché in tante pratiche, in tanti modi di fare, noi ci ritroviamo, corriamo il rischio di salvare ciò che è superfluo dimenticando ciò che è essenziale. Il dibattito a Gerusalemme ha salvato l'essenziale e ha lasciato perdere ciò che può essere ritenuto secondario.